Quindi Ennio tutte le mattine non ce la giudizia. Ennio tutte le mattine per tutta la vita si è sempre svegliato alle 4, 4:30 e ha sempre fatto almeno un'ora di sport in casa. Poi andava a comprare i giornali, in genere arrivava quando le edicole erano ancora chiuse, assisteva all'apertura dei pacchi, dei quotidiani, si prendeva i suoi quotidiani, andava a casa, li leggeva, faceva colazione, e all'orario in cui in genere i gatti si svegliano e si alzano, lui invece cominciava a lavorare. Questo è stato il rigore di tutta la sua esistenza. E devo dire che c'è questo rigore, tutto Ennio, perché questo rigore che lui seguiva anche nella sua vita privata, nel rispetto del suo fisico, lui l'ha avuto nei confronti del suo mestiere, del suo lavoro, della musica. E quindi se un certo brano, un certo problema musicale esigeva un certo tipo di impegno, lui non si sarebbe mai tirato indietro. Sai quante volte mentre facevamo, avevamo montato il film e gli davamo i tempi precisi, anzi li prendevamo insieme con lui. Poi c'è un prodotto, lui cominciava a scrivere e noi al montaggio facevamo qualche piccola modifica, quindi magari accorciavamo, allungavamo e dovevamo immediatamente comunicargli le modifiche, per cui gli scombinavamo tutto. E lui si rimetteva lì di buona lena e risistemava tutto. Poi in sala, quando registravo i sincroni che io gli avevo chiesto, ci eravamo concordati insieme, erano sempre esatti, sempre esatti. Su quella materia poi abbiamo discusso per anni, perché il sincrono non è necessariamente un elemento sonoro che deve scandire un momento della scena, ma può essere realizzato in mille modi diversi. Questo è uno degli argomenti più gettonati da noi due, quando la domenica a fine pranzo si rimaneva a chiacchierare. Nel tuo lavoro, nel tuo film, si capisce bene, no? Come uno dei suoi cruci, poi sanato, non so se nella sua testa del tutto in parte, è il rapporto, diciamo così, con la sua formazione musicale, con la musica culta. Quelle incomprensioni, secondo te, di quello che poi si vede nel tuo film, erano state poi davvero superate? Ovviamente Ennio era pacificato rispetto a, chiamiamolo, l'ostracismo, anche se la parola forse è esagerata, da parte della musica colta, che poi non so bene cosa significhi, però usiamo questa espressione. No, io credo che questa pacificazione ci sia stata veramente. Ennio progressivamente, a un certo punto della sua vita, questa ferita, se così la vogliamo chiamare, l'aveva completamente rimarginata. Ma c'è da dire anche una cosa: non è che fosse tanto un dolore che lui aveva provato per l'ostracismo del mondo accademico, era anche quello, ma la ferita era una cosa sua, perché lui era stato il primo, lui stesso, ma come si dice dal film, lo dice, all'inizio lui stesso pensava che in fondo la musica commerciale, la musica del cinema fossero delle applicazioni in sottordine della musica, lo pensava lui stesso. Però poi, siccome il suo modo di affrontare sia la musica commerciale, la musica del cinema, lui lo faceva sempre cercando di sperimentare sempre, cercando di ritenere sempre qualunque opportunità, anche la musichetta più umile, come la grande opportunità per sperimentare, per fare sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante. Questo lo ha portato piano piano a capire che la musica che faceva lui, sia per gli arrangiamenti, sia per i film, non era un'applicazione in sottordine della grande lezione della musica. Quindi piano piano lui si è reso conto lui, quindi è un fatto suo. Certo, poi c'è stata una stagione in cui
il mondo accademico guardava un po', storceva un po' il naso rispetto a questo, ma c'era anche molta ipocrisia, perché il suo maestro, per esempio, che lui ha sempre amato nonostante questo conflitto, sosteneva che il musicista accademico, il musicista colto, che si prestasse alla musica per il cinema, commettesse un atto di prostituzione. Ma Petrassi stesso aveva provato a fare musica per il cinema, non c'era riuscito perché non era portato. Quindi c'era molta ipocrisia anche tra coloro i quali avevano questo atteggiamento di condanna rispetto e questa ammirazione che sicuramente avrà sfiorato in certe epoche anche l'invidia di un Morricone talmente capace di fare cose straordinarie, per cui poi a un certo punto hanno dovuto riconoscerlo. Ma sì, Boris Morena lo racconta benissimo, io gliene sono grato, nel caso che c'era una volta in America, ma Mission è un esempio di come si possa applicare la musica più alta e più colta immaginabile entro i confini della necessità di un film di avere in uno dei suoi aspetti espressivi la musica. E lì non c'è stato niente da fare, cioè Morricone era riuscito a quadrare il cerchio e in qualche maniera ha dovuto necessariamente pacificarsi con se stesso. I conti tornavano al di là del fatto che lui volesse che tornassero, quindi si è dovuto pacificare necessariamente.